Striscia, se è vero che l'abito non fa il monaco, non è detto che il camice faccia il dottore. Ci hanno parlato infatti di un oculista che non sembrerebbe essere tanto oculista e noi per saperne di più siamo andati a dare uno sguardo. Appena entrati notiamo molte persone in attesa e la segretaria risponde così al telefono. Siamo dallo studio oculistico. Stiamo organizzando la seduta per la pulizia del cristallino. In tasca poi i soldi dei pazienti dopo la visita. È una sola di 32 euro. Quando finalmente tocca a noi, l'uomo col camice fa accomodare il nostro gancio e inizia immediatamente ad operare. Il tempo di una controllatina è... Sentiamo cosa dice! Destra sei 2,50, sinistra sei 2,75. In questa goccina mettila due volte al giorno regolarmente. Se dovessi cominciare a vedere dei flash, subito la visita. Dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri ci hanno fatto sapere che il nome e il cognome del presunto oculista non sono presenti nell'anagrafica. Ma la cosa più assurda è che lui non pronuncia mai il suo cognome. Anzi, sulla carta intestata compare anche quello di un medico oculista vero. Siamo andati nel suo studio e sentite cosa dice dell'impostore. Questa persona è una persona pensionata dai carabinieri che si spaccia per me. E com'è possibile? È un delinquente. Non è né un ottico né un optometrista. E lui come fa ancora ad esercitare? Ah! Me lo cedo pure io. Naturalmente il minimo che può accadere a una persona che esercita senza aver studiato è commettere qualche errore. Io ho portato la mia bimba, che adesso ha 9 anni, quando aveva 5 anni, dall'oculista, pensando che fosse un oculista, ma ha detto che la bimba non aveva problemi, che lui era un falso oculista, l'ho capito quando poi ho portato mia figlia dal vero oculista. Signora, perché se avesse fatto il bendaggio molto prima, la bambina avrebbe sicuramente recuperato molto più di quello che poi andremmo a recuperare facendo adesso il bendaggio. Non si scherza con la vita degli altri, con la salute degli altri, visto che comunque vai a giocare con la vista di un bambino. Salve, buongiorno. Luca Bete, Striscia la Notizia. Scusi. No, stai calmo, chi è lei, scusi? Io mi sono presentato. Chiedo scusa. Deve stare calmo. E che fa? Mi chiude dentro. No, stia calmo. Sai perché reagisce così? Nasconde qualcosa. Calmato l'uomo, ad agitarsi è una donna con un bambino in braccio. Faccia queste cose. Ma perché fate così? Ma perché fate questo? Sentite, mi state facendo male. Per favore, non mi mettete mai. E non vi butti addosso il bambino. La proprietà privata di uscire fuori. Ma lei deve stare calma. Ora. Io. Ora. Chiamo la polizia. Chiami la polizia. Ora devo. Chiami la polizia. Faccia questo piacere. Liberate le mani, la gentil signora le usa per spingermi fuori. Scusi, ma lei sta in una parte. Stia calma. Ma signora, perché fa così? Secondo me sta esagerando, signora. Io non so. Vuole capire perché siamo qui? Non mi interessa. Vuole capire almeno perché siamo qui? Per favore, signora. Privata, non mi devo... Che modi sono? No, sono problemi vostri. Io sto chiamando i carabinieri. Chiamatevi. Ma ad arrivare sul posto invece è la guardia di finanza. Scusi, posso chiedere un'informazione? Possono registrare su quelle, possono andare. Ma secondo voi potete tenere uno studio abusivo qua dentro con un medico abusivo? Mentre i pazienti vanno via poi, abbiamo la conferma che il falso oculista ha operato negli anni utilizzando un nome. Il nome di questo medico? Sì. Come si chiama? Vecchione. Non è il dottor Vecchione, vi ha fregato. È stata presa in giro per diversi anni. Come si chiama il dottore? Dottor Vecchione lo abbiamo mandato, dottor Vecchione. Avete sentito? Non si chiama Vecchione, il dottor Vecchione non è qui, non è in questo studio. Sono anni che viene qui. Sì. Con il dottor Vecchione. Non è il dottor Vecchione. Quanti ne ha fregati. C'è da dire che mentre noi eravamo impegnati, o meglio bloccati nella parte anteriore del centro, il falso oculista ha tentato la fuga dal retro. Per fortuna che c'erano gli uomini della Guardia di Finanza che lo hanno bloccato. Ora è stato denunciato. Sì, il falso oculista è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica. Esercitava all'interno sia di un laboratorio privato sia di un centro polispecialistico e non in regola con le prescritte autorizzazioni sanitarie, così come poi accertato dal personale ispettivo dell'ASL di Napoli. Va bene, allora complimenti, grazie e in bocca al lupo. Noi naturalmente vi terremo aggiornati e per il momento possiamo dire che è tutto per Striscia la Notizia. Luca, abete!